Questa qui non è una challenge, ma appunto un video che volevamo proporvi di un acquisto molto kawaii che abbiamo effettuato. Ebbene sì, sotto suo consiglio, perché lei è quella più esperta, abbiamo deciso di comprare una kawaii box tutta italiana, però appunto contenente elementi tutti di provenienza giapponese. E sotto appunto suo consiglio, perché lei ha scovato una pagina Facebook stupenda, vogliamo dire il nome? Sì, Kawaii Cute Box Italia di Isabella. E appunto, che ringraziamo tantissimo. Questa kawaii è arrivata anche con un giorno di anticipo, quindi sì, assolutamente stra consigliata, e appunto vi dà la possibilità di acquistare, di provare questi prodotti giapponesi senza magari stare lì ad ordinarli appunto direttamente nei siti giapponesi, appunto, e avere la possibilità di provarli già dopo pochissimi giorni. E appunto ci sono diversi prezzi, ne abbiamo preso quella più grande visto che l'abbiamo divisa, e anche perché così almeno volevamo provarla e testarla inizialmente, vedere se effettivamente è una cosa valida. No, ma siccome è una molto 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 carina, appunto ce la sentiamo proprio di consigliarvela e appunto di provare, se vi piacciono queste cose molto molto kawaii. Il pacchetto stava dentro appunto questa scatola di Poste Italiane, appunto è arrivata pure in anticipo, e poi tutte i vari oggettini erano messi tutti in questa plastichina trasparente con IPA molto molto carina. Ma appunto arriviamo al succo e a quello appunto che è arrivato dentro questa kawaii. Vediamo un po', inizia a uscire. Oh, praticamente questo è un memo di Rilakkuma. Guardate che carino, anche la bustina, anche i disegni, che sono tanto 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 kawaii. Poi vuoi uscire tu? Poi, allora, questa diciamo che poi tra tutte è quella un po' più inutile, ma per evidente per la nostra età, e ovvero che questa corda, sempre con questo personaggio carinissimo di panda, appunto di questo animaletto panda, praticamente che poi c'è scritto che si chiama Kyumo Mochi Mochi Asobitai, ovviamente non l'avrò sicuramente detto bene, però è questa corda che io ho già giocato, però diciamo che per la nostra età è un po' una cosa più difficile da che utilizziamo, però poi per il resto è tutto molto molto abbordabile. Questa era l'unica cosa appunto che diciamo ci siamo ritrovate un attimino ad accantonare, proprio perché non la useremo sicuramente, però comunque è sicuramente molto kawaii. Poi abbiamo questo ciondoletto per il telefono a forma di zampa, che è carinissimo ed è morbidissimo. E di quelli lì che puoi appunto direttamente appendere nel cellulare, quindi puoi anche utilizzare proprio per pulire lo schermo, è carino. Alle soprattutto che piacciono gli animali, è perfetta questa zampettina. Poi, allora, ci ho deliziato anche di diverse cose da mangiare. La prima che vi faccio vedere è queste qui, che dovrebbero essere delle gomme, se non erro. Ho proprio dello zucchero filato, perché della consistenza mi sembra proprio zucchero filato, quindi tu praticamente impazzirai, perché tu hai tazza per lo zucchero filato. E appunto queste qui sono proprio da provare, e quindi la cosa bella è che comunque non è soltanto l'oggettistica, la stationery, ma anche molte cose appunto da mangiare. Quindi questa qui, la nostra che abbiamo ordinato, quanti pezzi era la kawaii? Era 20 15 pezzi. Pezzi, quindi la nostra comunque era 15 pezzi ed è il massimo dei pezzi appunto. Poi abbiamo gli adesivi del dolcissimo Rilakkuma, che io amo tantissimo e anche lei ama tantissimo. È stupendo, infatti questi qui veramente stra carinissimi, cioè stupendi. Quelli qui. Poi altri adesivi, questi qui proprio quelli gommosi in rilievo, stupendi, che vanno a riprendere tutti i vari cibari possibili e immaginabili, anche sushi. Fanno venire proprio voglia di mangiarsi, sì, di mangiarsene così gommosi e così tenerosi, che veramente fanno venire voglia di mangiarli. Anche questo qui è tipo un sushi panda, carinissimo. Questo, poi. Poi abbiamo delle bacchette che sono super dolci e carine. Queste sì, sono stupendite. Di Delicious Ohashi. Le apro e ve le faccio vedere, che sono bellissime. Io adoro collezionare le bacchette, ne ho di tutti i tipi, e queste proprio mi mancavano.
Poi abbiamo queste altre cibari, appunto queste caramelline, se non erro, con dentro però cioccolato, e appunto sono poi ricoperte di una glassa con le fragole. E anche qui stai, se non so se riuscite bene a vedere, c'è anche la faccina di un orsacchiotto, e poi tutta ricoperta, appunto, dentro ci si vedono appunto tutte queste caramelline. Poi abbiamo questo tipo dei cereali, biscotti cereali. Penso che siano dei biscotti, sì, ma non so a che gusto sono. Penso che siano al cioccolato, perché sono delle stelline, o forse alla nocciola. Sì, può essere pure. Può essere pure che è il seme del cioccolato quello. Purtroppo è scritto in giapponese, quindi. No, vediamo se c'è scritto in inglese. No, niente. Però va bene, sì, questi qui. Le mangeremo più presto. Poi abbiamo qui un bel kit di stationery, che sono appunto contenente una penna carinissima con il tappo a topolino, stupenda, anzi no, maialino, poi una matita di lilacuma, una gomma, un'altra gomma col personaggio a uovo, Udentama, ecco, lei è più esperta, appunto, sa, e poi due, praticamente un pennarello di questi piccolini, no, forse è un tappino. Voglio mettere un pennarello. Questa penna qui, appunto, con vi faccio vedere singolarmente, con appunto il tappino con la faccetta di maialino. Oddio, c'è proprio il corpo del maialino, oddio. Ma questa matita di lilacuma fucsia, che carina. Questa gomma, eccola qui. Questo qui che è appunto un pennarellino, o comunque un colore a cera, ecco qui. Ed infine appunto questa gommina qui di Udentama, appunto, che è il personaggio, nuovo personaggio, mi sa. Della Sario. Della Sario, appunto, a forma di uovo. Poi, e infine, che mi sa che è l'ultimo pezzo, e poi c'è anche un bigliettino dove c'è scritto Arigato in giapponese, con una faccina carina. Abbiamo degli adesivi che sono carinissimi, degli orsacchiotti, e appunto con delle immagini super carine e glitterate, appunto. Vediamo cosa c'è. La scatola è questa. Per esempio ci sono i cuoricini, le stelline, le nuvolette. Ecco qui. Carinissimi, mo, veramente tanto. Eccoli qui. Ci sono veramente tantissimi di questi adesivi, e piano 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 piano, ecco qua, ecco qui. Quindi appunto, per quanto riguarda la kawaii è tutto, spero che vi sia piaciuto. Comunque vi lasciamo tutto nell'info box, tutti i riferimenti, anche alla sua appunto pagina Facebook, per qualsiasi cosa chiedeteci pure, oppure appunto se siete interessati a chiedere qualcosa la ragazza sarà disponibile, sì, assolutamente. Quindi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, spero che il video appunto vi sia stato di compagnia, un mega bacio, ciao, alla prossima, ciao ragazzi, ciao.